che noi riceviamo da Dio. Dio ci consola nella tribolazione, nella partecipazione alle sofferenze di Cristo. Ed è una grande consolazione quella che noi riceviamo nel soffrire con Cristo e portare la croce di Cristo. Le tribolazioni sono come il terreno in cui scende la consolazione di Dio. Noi riceviamo questa consolazione in modo che possiamo anche noi consolare gli altri con la stessa consolazione con cui siamo consolati da Dio. Non si tratta di una consolazione nostra con cui noi possiamo consolare gli altri, ma la consolazione a cui tutti siamo chiamati, se siamo veramente cristiani, ma specialmente sono chiamati alcuni, questa consolazione è quella consolazione connessa intimamente con la croce, connessa con la tribolazione, con la sofferenza di Cristo. Dunque non è una consolazione nostra, ma è la consolazione che scende dall'alto. Avendo davanti questo testo, noi possiamo distinguere tre consolazioni. E distinguiamo perché possiamo cadere in un tranello avvicinando il fratello per controllarlo. C'è una consolazione che viene dal basso, un'altra che viene dall'alto, un'altra che scende dall'alto. Per cui abbiamo una consolazione che emerge dal basso, è una consolazione terrena, talvolta diabolica. C'è una consolazione umana. Un uomo consola un altro uomo. C'è una consolazione divina, quella che riceviamo da Dio e la diamo agli altri, non è nostra. Vediamo un poco come identificare queste tre forme di consolazione. Guai a voi ricchi, dice Gesù nel Vangelo di Luca, perché avete la vostra consolazione. C'è una consolazione di questo mondo, mondana, terrena, talvolta diabolica. Noi cerchiamo di consolare un fratello che è nella prova, o per un lutto, o per una malattia, o per una disgrazia, di consolarla questa persona proponendo un bene terreno, un bene materiale, promettendo denaro, un affare, consolati così. Non è questa la consolazione, guai a voi ricchi. Proponendo un piacere carnale, non è questa la consolazione. Affossiamo la persona. Proponendo un divertimento, vieni in discoteca con me, ti faccio divertire. Ti faccio incontrare delle persone con cui tu ti divertirai e dimenticherai questo danno che hai ricevuto. Sono delle consolazioni terrene, talvolta diaboliche, che noi offriamo a quelli che soffrono. Ma questa consolazione terrena non soddisfa. Una consolazione mondana non può
consolare una persona e trarlo dalla sua solitudine. La nostra solitudine è ben più profonda. E aggraveremmo la condizione dell'uomo, della donna, che soffre. Nella solitudine si trova, nel dispiacere si trova, e quella consolazione che offriamo non toglie dalla solitudine, non supplisce alla sofferenza, ma aggrava la sofferenza. Prima o dopo, o ben presto, quella persona si trova a soffrire più di prima, si troverà più sola di prima. Non è questa la consolazione che noi possiamo dare. C'è una consolazione umana. Ho dettata dall'intelligenza umana, dalla scienza umana, o dettata dall'amore umano. Abbiamo due casi tipici nelle scritture. Giobbe ha accanto nella sua sofferenza tre amici, venuti da tre parti del mondo, e come il mondo della scienza che sta accanto a Giobbe. I tre amici cercano in tutte le maniere di consolare Giobbe, e come tutta la scienza umana sono i ritrovati umani per liberare l'uomo dalla morsa del dolore, dalla sofferenza, dalla solitudine, ma i ritrovati dell'uomo, della scienza dell'uomo, falliscono di fronte alla sofferenza umana, di fronte alla solitudine umana. Guardate cosa dice Giobbe, capitolo così sedicesimo e capitolo ventunesimo di Giobbe. Io non vi posso sopportare, le vostre consolazioni sono di peso per me. Giobbe è infastidito dai discorsi dei tre grandi sapienti, i quali non riescono con la loro saggezza e le loro parole a dare, a versare un po' di olio nel dolore di Giobbe, il quale reagisce e dice: voi mi siete di peso, le vostre parole consolatorie non giovano a nulla. Per cui questi tre amici, pur con gli intenti buoni, pur pescando nella loro scienza, nella loro maestria, nella loro arte, non riescono a consolare Giobbe. È un insegnamento delle scritture che la scienza umana, che i ritrovati umani non possono essere medicina alla solitudine umana, alla sofferenza umana. Come la scienza fallisce, così fallisce anche l'amore. L'amore è semplicemente umano. Capitolo 37 di Genesi. I fratelli hanno ucciso Giuseppe, o meglio, hanno simulato l'uccisione di Giuseppe. Intingono la veste di Giuseppe col sangue di un capretto e mandano un messaggero al padre Giacobbe. Il messaggero dice: vedi un po' se questa è la veste di tuo figlio. Quando il vecchio Giacobbe riconosce la veste del figlio, quella veste polimita, molti colori, bella, delle lunghe maniche che gli ha fatto il figlio,
quando vedo quella veste insanguinata, sempre pensiamo a Cristo. Giuseppe in questo momento ci richiama Cristo. E nel grande dolore, e dice: adesso non mi resta che scendere nel sepolcro e andare a ritrovare mio figlio nello Sheol. E allora vengono i figli e le figlie a consolare il padre. Ma i figli e le figlie, con tutte le buone maniere, con tutto l'amore, non riescono a consolare il padre. Il padre, privato del figlio prediletto, si sente solo. Nessuno può colmare il mio dolore. Io mi sento solo senza questo mio figlio. Lasciate che io scenda nel sepolcro, vado a trovare mio figlio, e non vuole essere consolato. Rifiuta la consolazione umana dei figli e delle figlie. Segna che l'amore semplicemente umano, come la scienza umana, non riescono a consolare l'uomo nel suo dolore, nella sua sofferenza, non riescono a liberare l'uomo dalla solitudine, perché quella solitudine è una solitudine molto più profonda e non può essere raggiunta né dai beni mondani, può essere colmata né medicata dall'amore umano e dalla scienza umana. E allora ecco la terza consolazione. Non possiamo noi consolare con una consolazione mondana, non possiamo consolare con una consolazione umana. L'unica consolazione che possiamo offrire e che è valida è quella divina, quella che riceviamo da Dio, perché non ha linea sulla terra, non è un prodotto dell'uomo, non è un prodotto di questa terra di tribolo e spine. Scende dall'alto, passa attraverso la croce, come vedremo domani. È soltanto quella consolazione che passa attraverso la croce ci fa entrare nel mistero di Cristo e della nostra associazione a Cristo e della nostra esaltazione alla gloria attraverso la sofferenza di Cristo. È soltanto questa consolazione che può lenire le nostre sofferenze, le nostre tribolazioni e darci la gioia di Dio, trarci dalla nostra solitudine e riempire dalla presenza di Dio, dalla presenza di Cristo e dello Spirito, chi è nella tribolazione e nel dolore. Detto questo, che cosa noi dobbiamo fare? Qui viene il difficile, perché è facile dare al fratello che soffre una consolazione terrena. È facile dare una consolazione umana, ma è più difficile dare una consolazione divina. Per dare una consolazione divina bisogna essere uniti a Dio, perché soltanto quando si è consolati da Dio possiamo trasferire agli altri la consolazione che abbiamo ricevuto. E non possiamo essere consolati da Dio se non siamo in Cristo, sofferente, se non partecipiamo alla croce di Cristo, alla passione di Cristo, se non beviamo al calice di Cristo, se non mangiamo il pane duro di Cristo, se cioè non siamo in Cristo partecipi della sua passione, noi non possiamo ricevere la consolazione che viene dall'alto. E non ricevendo questa consolazione non possiamo darla agli altri. Per cui il consolatore umano
c'è un consolatore nello spirito e una persona che è intimamente congiunta con Dio. Sente l'amore del Padre, sente l'unione a Cristo, sente l'ardore dello Spirito. È un uomo già consolato perché ha sofferto e può essere in grado di trasferire anche agli altri, di rendere partecipi gli altri di quella consolazione che ha ricevuto da Dio. Ma come potrà consolare? Facendo passare il fratello per quella via per cui egli è passato. Qui è il difficile. Ci vuole il trasferto. E adesso andiamo per ordine. Possiamo noi compiere un'opera di consolazione privatamente, fratello a fratello. E questa consolazione tutti dovremmo essere in grado di compiere. O possiamo anche compiere questa consolazione in un ministero, il ministero di consolazione. Per un momento guardiamo alla consolazione privata, cioè a quella consolazione che ognuno di noi deve trasferire al fratello, è la consolazione di Dio. Fermo sempre a questo punto. Se ti vuoi consolare, devi essere congiunto a Cristo, da cui scende la consolazione. Devi tu essere aperto allo spirito di consolazione che Cristo ti dona, altrimenti non puoi fare opera di consolazione. Nemo dat quod non habet, dicevano gli antichi, nessuno dà quello che non ha. Supposto questo, e allora il consolatore deve innanzitutto avere la simpatia, poi l'empatia e poi la compatia. Spieghiamo i tre termini. Simpatia, cioè devi amare, cioè conoscere e amare. Conoscere il fratello, entrare, cioè avere conoscenza, ancora siamo all'esterno. Conoscenza del fratello sofferente, amare il sofferente, cercare il sofferente. È difficile oggi trovare persone che amano le persone sofferenti. Quando vediamo un uomo soffrire, ci mettiamo alla larga, perché non ci sentiamo di soffrire insieme con lui. Vediamo di andare altrove dove si ride. Quando vediamo un gruppo di persone sofferenti, quando entriamo in ospedale, cerchiamo di starci più, cioè meno che sia possibile, perché non ci piace la compagnia dei sofferenti. Non era così Gesù. Gesù non era così. E se noi abbiamo Gesù, siamo come Gesù. Sentiamo come Gesù. Ecco, sentire l'amore per i sofferenti, avere una predilezione per i sofferenti, una forma di simpatia, non per l'uomo bello, non per l'uomo allegro, ma per l'uomo brutto, sofferente, per l'uomo che ha bisogno di te. Ecco la prima condizione che si richiede, congiunto a Cristo, sofferente, congiunto all'uomo sofferente. Secondo passo è l'empatia,
entrare nella sofferenza del fratello, entrare, calarsi nel fratello, non soltanto restare così ai margini del fratello, dire una parola buona, ma si tratta di entrare dentro il fratello, calarsi dentro il fratello, come fece Cristo. Cristo si calava nelle sofferenze dei sofferenti, si calava nel peccatore e non aveva timore di sporcarsi, mangiava con i peccatori, conversava con le prostitute, non aveva paura di sporcarsi. Noi non dobbiamo avere paura di sporcarci quando entriamo nel fratello, nella sofferenza del fratello, nel peccato del fratello. Quando viviamo la sofferenza interiore del fratello, di un fratello peccatore, di uno che ha rubato ed è riavvilito, di uno che ha ucciso e sente il sangue che grida vendetta, di uno che si è prostituito e sente la lordura del proprio peccato, calarsi nel fratello e prendere il peso del fratello, sentire quello che il fratello soffre, questa è l'empatia, entrare dentro, patire dentro. E poi compatire il fratello, cioè non condannarlo, patire insieme con il fratello, portati i pesi gli uni degli altri, prendere il peccato del proprio fratello, la sofferenza del proprio fratello, il peccato tuo lo faccio mio, la tua sofferenza la faccio mia, come fece Gesù, che prese il nostro peccato, prese il peccato dei pubblicani, prese il peccato delle prostitute, prese i peccati della Maddalena e sollevò la Maddalena, sollevò il pubblicano, sollevò le prostitute, perché il peso sono prese lui, egli prese i nostri dolori, le nostre sofferenze e per le sue piaghe siamo stati guariti. Ecco l'opera di colui che vuole fare consolazione, amare chi soffre, andare verso chi soffre, dirigere i passi verso chi soffre, entrare in chi soffre e riemergere con chi soffre, riemergere, perché riemergendo e riportando l'uomo a Cristo, il grande sofferente, può quell'uomo ricevere in Cristo e da Cristo lo Spirito Santo, la consolazione dello Spirito. Qui è difficile, il momento difficile è il trasferto. Arrivato a questo punto dell'incontro con Cristo, il consolatore umano deve sparire. Quando è arrivato a congiungere la mano del sofferente con la mano di Gesù, lui deve scomparire, perché ci sia il travaso diretto, senza medium, cioè senza una mediazione. La benedizione già è stata fatta, tu l'hai condotta a Cristo, adesso devi scomparire. Una volta che il sofferente è congiunto con Cristo, allora lasciare che il consolatore divino scende nel sofferente umano. Per cui la persona deve avere la sensazione che quell'uomo, quella donna che ti ha portato alla consolazione è sparita e tu ti trovi col consolatore divino,
senti che è Gesù che ti consola, che è lo Spirito di Gesù che scende dentro di te, che è la gioia divina che viene ad occupare e a diluire la tua anima che è nella sofferenza, che togli il tuo veleno, che togli la tua amarezza, e il legno divino dalla croce che addolcisce l'acqua amara che è dentro di te e la rende bevibile, potabile. Ecco, questo momento del transfert è il momento più difficile, perché il più delle volte noi sostiamo con il fratello, restiamo vitale, diretto con Cristo e con lo Spirito di Cristo. Questa è la consolazione privata che tutti dobbiamo imparare a fare se vuole essere una consolazione divina, la consolazione spirituale che certamente trasferisce Dio nell'uomo e addolcisce la sofferenza umana, la tribolazione umana con legno dalla croce. Far comprendere alla persona, lo vedremo domani, comprendere alla persona che è inevitabile quella croce che ha, quella sofferenza che ha, perché è associazione a Cristo e preparazione alla gloria. Noi non promettiamo nulla al sofferente, ma uniamo il sofferente a Cristo. Il resto lo farà Cristo, il resto lo farà lo Spirito di Cristo. Andiamo adesso al ministero di consolazione. Nei nostri gruppi ci sono, nell'ambito del ministero di intercessione, ci sono anche persone, fratelli, sorelle, che esercitano questo delicatissimo ministero che noi chiamiamo il ministero dello Spirito, perché è il ministero del Paraclito, dello Spirito Consolatore. Vi manderò il Consolatore. Per cui se tutti i ministeri sono i ministeri di Cristo, questo particolarmente è il ministero dello Spirito di Cristo, dello Spirito di Consolazione. Vi manderò il Consolatore e fonderò su di voi lo Spirito di Consolazione. È il ministero tipico dello Spirito. Per questo ministero devono essere scelte persone adatte, perché non tutti siamo capaci di consolare. Ci vogliono qualità umane e qualità cristiane, qualità carismatiche, perché la persona si adatta a compiere questo ministero. Come si compie questo ministero? Si compie in equipe, dove sono presenti diversi carismi, soprattutto il carisma della intercessione, della compassione, della misericordia, che sono gli elementi tipici per esercitare la consolazione. Per cui badare ad avere un'equipe ben assortita, affiatata, perché se non c'è l'amore, se non corre l'amore, questa equipe non può operare. Un'equipe che renda presente Cristo, perché è Cristo che deve consolare mediante il suo Spirito. Un'equipe che senta compassione ed è capace di prendere i pesi e di offrire se stesso come Goel. Cos'è il Goel? È colui che si offre come riscatto. Il grande Goel è Cristo. Ne aveva parlato già Giobbe della sua sofferenza. Se si trova
un intercessore, colui che offre il riscatto, tutto è fatto. E il servo di Yahweh, di cui parla Isaia, proprio nel Libro delle Consolazioni, chi offre se stessi riscatto, il gruppo orante deve essere pronto ad offrire se stesso come gruppo per riscattare il fratello, per liberarlo dalla tribolazione e veicolare nel fratello la consolazione che viene da Dio. Perché ogni cosa si paga. Può succedere ai nostri gruppi. Sa, padre, ci siamo messi a pregare per la guarigione, per la consolazione, e noi abbiamo avuto dei guai. Tutti siamo entrati nei guai. Abbiamo avuto delle noie, abbiamo avuto delle sofferenze anche noi, personali, familiari, per cui non mi sento di continuare in questo ministero. Ecco, dobbiamo essere anche pronti a pagare di persona. Non che dobbiamo pagare o dobbiamo mettere là a dire: Signore, manda a me la sofferenza del fratello. No, però il buon Dio vuole anche rendersi compartecipi quando vuole consolare della sofferenza, del mistero della sofferenza. Per cui quelli che sono in questo ministero devono essere pronti a soffrire. Soffriranno. Perché il buon Dio manderà qualche sofferenza, o personale, o familiare, oppure economica, a queste persone, per cui persone pronte a subire, a pagare in certo qual maniera il prezzo del riscatto. Lo paga sempre Cristo, ma è partecipazione alla sofferenza di Cristo per poter così veicolare nel fratello la consolazione che viene dallo stesso Cristo. Sono le qualità che si richiedono. E poi compiere questo ministero bene, con diligenza. Che significa con diligenza? Innanzitutto, prima qualità, primo requisito è l'amore. Se non si è l'amore, non si può fare niente. Secondo requisito, pazienza, avere pazienza, pazienza, pazienza. Terzo requisito, insistenza, insistenza. Cominciamo a dire l'amore. L'amore per il fratello, per la sorella che soffre, e l'amore circolante nell'equipe. Perché se non c'è l'amore, se non c'è l'accordo, quella preghiera di consolazione non sortisce effetto. Perché è Cristo che deve consolare. Dice Gesù nel Vangelo, quando vi mettete a pregare, mettetevi prima d'accordo, controllate se c'è accordo tra di voi, se c'è comunione tra di voi. Per cui l'equipe deve controllare l'unione con Dio, cioè la comunione verticale e la comunione orizzontale. Questo è l'amore. E l'amore per il fratello, ecco i tre parametri: quello verticale, cioè l'asse Z, mi pare, poi l'Y, quello orizzontale, e l'X, quello che parte verso se stesso, cioè verso quella persona verso cui noi preghiamo, per cui noi preghiamo. I tre parametri, Z, verticale, Y, orizzontale, X basale. Pregare
senza esitare. Significa non fare una preghiera così, ma insistere nella preghiera con molta fede, avere una grande fede nella forza operante dello Spirito. Perché se noi facciamo una preghiera consolatoria, diciamo parole consolatorie, non sortiscono l'effetto. E lo Spirito Santo che deve scendere, lo Spirito di Cristo, per cui dobbiamo avere grande fede nel potere consolante dello Spirito, grande fede. E se non vediamo subito l'effetto, insistere, essere insistenti, essere così, come dice, come ha detto in Isaia, non datevi riposo e non datemi riposo, non dare riposo a Dio e non darci riposo a noi. E se noi con insistenza preghiamo, preghiamo con fede, preghiamo con amore e mettiamo il fratello proprio nel manto dell'amore, inevitabilmente la consolazione di Dio scenderà sul fratello e quel fratello sgranerà gli occhi, uscirà dalla sua solitudine, si troverà nel cuore Cristo, Cristo, ed è Lui la consolazione degli uomini, è Lui che ci toglie da ogni solitudine, sgranerà gli occhi, vedrà la luce, è Dio che ha operato quella consolazione divina attraverso noi, attraverso l'equipe orante. Io vi esorto alla consolazione privata, come vi ho detto, esercitata nella maniera che vi ho detto, ma esorto i gruppi ad avere un'equipe di 3-4 persone adatte a compiere questo ministero. E chiudo con un esempio. So di un gruppo che esercita questo ministero con il telefono ascolto. E sono 4-5 persone che si avvicendano nell'ascoltare, ascoltare assiduamente la gente. Ci sono due numeri che sempre squillano, e persone attente con pazienza a recepire le ansie, le richieste, i dolori della gente. E in quell'ascolto già c'è una consolazione. Oggi gli uomini cercano chi li ascolti. Il lamento che c'è nella Chiesa tra i fedeli è che la Chiesa non ci ascolta. I preti non hanno tempo di ascoltarci perché hanno premura, hanno le loro cure pastorali, debbono celebrare la messa, debbono insegnare, non hanno tempo da perdere con noi. E allora la gente cosa fa? Va dai maghi, dai fattucchieri, va da altre persone che possono dare e offrire una consolazione. Oggi tanta gente vuole essere ascoltata, non c'è chi mi ascolti. Se c'è un gruppo che almeno ascolti, che presta attenzione, tutti abbiamo premura, tutti. Ho premura. Sa, domani, poi domani, sì, va bene, che puoi fare. Tutti abbiamo premura. Non abbiamo tempo da perdere, mentre quel tempo è tempo prezioso da impiegare per il fratello che soffre. E allora, ecco che il semplice fatto che noi ascoltiamo, che perdiamo il tempo ad ascoltare attraverso il telefono tutte le lagne,
tutti i guai delle persone, già c'è una prima consolazione, una prima apertura, che è un'apertura a Cristo, perché quelli della consolazione subito non dicono parole di consolazione, ma aprono lo spiraglio della fede, aprono a Cristo. Per cui la persona già incomincia ad essere evangelizzata, si apre alla luce, si apre al conforto, riceve la speranza di una preghiera, riceve la speranza di una guarigione, di una liberazione, di un soccorso che viene dall'alto. Per cui questa è una forma di ministero molto valido che ha prodotto nel tempo tanto bene, ha creato anche delle guarigioni spirituali, anche delle guarigioni fisiche, per questo atto di amore che guarisce, perché l'amore guarisce, l'amore libera, l'amore solleva. Ecco un esempio di come noi possiamo esercitare in equipe questo ministero di consolazione. Conosco questo gruppo che ha questo compito e ormai da 10 anni è in questo telefono ascolto. Quante persone sono state aiutate, sollevate, guarite, quante persone sono state consolate. Ecco una forma di consolazione. C'è un'altra forma di consolazione: visitare le persone sole, non tanto gli ammalati, ma le persone sole. C'è un'altra piccola equipe, conosco un altro gruppo, che visita le persone sole negli ospizi, nelle case così di ospitali, dove ci sono vecchi, vecchiette, persone sole, dove i figli relegano i propri genitori perché non hanno il tempo di badare al papà e alla mamma e li mandano là, in questi ospizi, in queste case di ricevimento, e dove queste persone soffrono la solitudine. Tante volte sono prese dal rancore verso i figli e le figlie, verso le nuore che le hanno relegate in quel luogo. E allora portare una parola di sollievo, di consolazione a queste persone sole, oppure le persone sole che si trovano nelle, così anche nelle case private, visitare queste persone. Ci sono molti che fanno la visita agli infermi, è una buona cosa, ma sono poche le persone che visitano le persone sole, che aiutano le persone sole. Poi c'è un altro modo anche per venire incontro alla solitudine: radunare le persone sole, le persone abbandonate dai mariti, le persone che hanno perduto i mariti. Ecco, riunirli insieme, ritrovarsi insieme, fare feste insieme, non fare sentire la propria solitudine. Sono tutti modi comunitari in cui noi possiamo esercitare un ministero che è di grande aiuto, di grande sollievo, ed è il ministero nello spirito, in cui l'uomo viene fatto uscire dalla propria solitudine e trova la compagnia dello spirito. Non si va soltanto come persone umane, ma si va come carica dello spirito. E allora la gioia fiorisce là dove c'era la noia, la pace fiorisce là dove c'era il subbuglio, l'astio, il rancore. E queste persone sole non sono più sole, non sentono più la solitudine, ma si trovano in compagnia di altre persone, ma soprattutto in compagnia con Cristo Signore, che vive in queste persone. Fratelli e sorelle, io non mi dilungo, ho indicato la strada per essere dei consolatori nello spirito,
o privatamente oppure in equipe. Scegliete voi la forma migliore, ma consolate il mio popolo, dice il Signore. Amen.